Anche quest'anno in Piazza Salotto a Pescara, domenica prossima, 24 novembre, torna l'appuntamento con Pesgara, la manifestazione sportiva nata per promuovere la legalità, la prevenzione e la solidarietà. Proseguiamo su questa strada intrapresa dal colonnello Caputo della Guardia di Finanza, adesso proseguiamo col nuovo comandante, va benissimo, è importantissimo, tra l'altro anche l'abbinamento con la sanità è una spinta ulteriore, quindi speriamo che siano delle belle manifestazioni tra sabato e domenica. L'evento sportivo è stato presentato stamani presso il Tribunale di Pescara alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Pensiamo che un evento sportivo unito anche a un villaggio per la salute dove poter venire incontro al cittadino possa essere un ottimo strumento per avvicinare le istituzioni alla cittadinanza e veicolare quelli che sono i valori fondanti della società, quindi lo sport come mezzo per poter stare insieme e seguire le regole, unito insieme al vivere civile e quindi al rispetto della legalità. Tra i momenti sportivi previsti nell'evento, una gara competitiva di 9 km, una non competitiva di 4 km e mezzo ed una passeggiata della salute di 2 km promossa dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori. Sabato 23 e domenica 24 vivremo due giornate all'insegna dello sport, della legalità, della prevenzione e soprattutto della solidarietà. Saranno due giorni importanti dove tutte le istituzioni del nostro territorio, insieme alle forze armate, le forze dell'ordine si uniranno per dare qualcosa di importante alla cittadinanza. Ci sarà l'apertura del villaggio della salute proprio sabato pomeriggio alle 15:30, dove si darà la possibilità appunto alla cittadinanza di effettuare degli screening gratuiti, mentre l'indomani, la domenica mattina alle 10, si darà il via alla gara podistica, una 9 km, parliamo di un evento targato FIDAL e WISP, e subito dopo ci sarà una camminata non competitiva di 4 km e mezzo e per concludere la passeggiata della salute, una passeggiata solidale dove tutto il ricavato delle iscrizioni alla passeggiata verrà devoluto alla LILT che sarà capofila del villaggio della prevenzione.